Questa presentazione nasce in collaborazione con un amico, un collega, il dottor Martellucci, che è un torino che lavora con noi a Santa Maria Goretti. E nasce da un incontro casuale nell'epoca Covid, cioè abbiamo lavorato insieme nel reparto Covid e ci siamo messi a chiacchierare. E da lì è nata questa idea che ha portato a questo studio che abbiamo presentato nel 2021 al congresso italiano di neurochirurgia, sullo studio del VOR, cioè del riflesso vestibulo oculomotore, nei pazienti affetti da idrocefalo normoteso prima e dopo la derivazione di ventricolo peritoneale. Che cos'è il VOR? Il VOR è quel riflesso che ci permette di mantenere lo sguardo fisso mentre camminiamo e quindi ci permette di camminare e continuare a leggere, perché il nostro cervello dà degli impulsi agli occhi che vengono mossi in maniera opposta alla direzione del movimento della testa, con una velocità uguale ma una direzione opposta, in modo tale che il nostro punto di osservazione rimanga fisso su quello che stiamo leggendo e che questo ci permetta di appunto continuare a leggere. Se così non fosse, noi avremo questo tipo di vista, cioè se l'occhio non segue quello che si muove, l'immagine scivola sulla retina e noi non riusciamo a leggere. Questo tipo di riflesso è un riflesso trineurale che origina da un punto di vista anatomico nei canali semicircolari dell'orecchio, da qui poi va ai nuclei e l'impulso viene poi trasmesso ai muscoli dell'occhio che si contraggono e fanno sì che l'occhio si muova. È possibile calcolare il guadagno del VOR, cioè la velocità con cui questo riflesso avviene, facendo questa semplice proporzione, cioè la velocità del movimento del capo diviso la velocità del movimento oculare controverso. E questo ci dà un parametro che è numerico, quindi un parametro oggettivo. Questo tipo di riflesso non ha un controllo interno, è un open loop. Quello che ci permette di controllare, di aggiustare il tiro, è l'input visivo, che noi possiamo registrare attraverso la misurazione delle sacche, cioè dei movimenti oculari che aggiustano il tiro mentre noi ci muoviamo. Per cui abbiamo la possibilità di misurare il VOR, il guadagno, in tutte e tre le direzioni dello spazio. Ed è questo quello che abbiamo fatto. Questo è il test. Vengono messi questi occhiali al paziente, gli viene chiesto di fissare un punto e gli viene mossa la testa e il computer in maniera del tutto automatica registra questi valori. Li mette su un grafico e ci dà dei numeri. Un esame semplice, facile, non invasivo, ripetibile. E allora che cosa abbiamo pensato di fare? E questo esame ci permette di graficare, di valutare, di avere dei parametri oggettivi che sono riproducibili e misurabili. Abbiamo pensato di sottoporre i pazienti ad questo test prima dell'intervento, 10 giorni dopo l'intervento e poi a 3 mesi per vedere se si modificava. Abbiamo studiato 9 pazienti, 2 donne e 6 uomini, con un'età compresa tra i 65 e gli 85 anni. Un paziente è stato escluso perché aveva un fenomeno di ammiccamento per cui non rendeva fattibile e valutabile l'esame, e abbiamo visto come il guadagno ci sia e sia statisticamente valido prima e dopo l'intervento, in tutti i parametri che noi abbiamo analizzato. Vediamo come questo grafico, il verde, si sposti andando a finire nel controllo postoperatorio sul tracciato azzurro, e questo ci indica che c'è stato un cambiamento, che comunque l'intervento chirurgico ha dato un'alterazione, una modificazione di un parametro rendendolo migliore. Ci siamo chiesti perché questo succede, ma ancora non ci siamo dati una risposta, e questa è la cosa affascinante di quello che stiamo facendo, cercare di scoprire
perché questo succede dopo aver verificato che succede. Una delle ipotesi che stiamo facendo è che questo sia legato al sistema linfatico, cioè che la derivazione in qualche modo vada ad alterare il sistema linfatico determinando un miglioramento, un'alterazione, una capacità di drenare il liquido in maniera più efficace e che questo abbia una risposta anche su questo stimolo. Inoltre il VORO, cioè la capacità di seguire la lettura, è generalmente più inferiore nei pazienti anziani e nei pazienti che hanno un idrocefalo non noteso ancora di più. Quindi trattare questo tipo di patologia aiuta anche questo tipo di riflesso e quindi aiuta il paziente a camminare meglio. Grazie.